I carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno sottoposto agli arresti domiciliari l'ex assessore Francesco Lisinicchia, 49 anni, con delega all'urbanistica, all'edilizia pubblica e privata, ai rifiuti e al servizio idrico integrato del comune di Naro. L'accusa è di tentativo di indebita induzione a dare o promettere somme di denaro. Il provvedimento emesso a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Agrigento fa riferimento ad una serie di pressioni esercitate dall'amministratore pubblico nei confronti del titolare della ditta concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti al fine di ottenere, hanno ricostruito i carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento, la promessa di stipula di un contratto di guardiania per oltre 65.000 euro annui a favore di un compiacente istituto di vigilanza privata del palermitano. Velate minacce di provvedimenti sanzionatori a fronte di generiche e fantomatiche mancanze nell'assolvimento del servizio di raccolta, nonché allusioni a possibili danneggiamenti dei mastelli destinati alla raccolta differenziata. Queste le armi utilizzate, secondo la ricostruzione ufficiale del Comando Provinciale dell'Arma di Agrigento, per ottenere la firma del contratto. E dal sindaco di Naro, Lillo Cremona, arriva la conferma: io avevo dimissionato per motivi politici. E dal sindaco di Naro, Lillo Cremona, arriva la conferma: io avevo dimissionato per motivi politici Lisinicchia già da giorno 9. I particolari dell'operazione sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso la sede della Procura della Repubblica di Agrigento. Purtroppo, insomma, la politica ogni tanto ci regala degli aspetti negativi in questa terra. L'indagine nasce da una denuncia di un imprenditore che è stato accompagnato da un presidente dell'associazione d'antiracket di Gela a cui lo stesso apparteneva. La denuncia è stata presentata direttamente ai carabinieri della compagnia di Licata, che unitamente alla stazione dei carabinieri di Naro hanno svolto le indagini in maniera molto veloce. Il gruppo specializzato in reati contro la pubblica amministrazione della Procura di Agrigento ha dato tutto il supporto necessario, è stata effettuata un'attività tecnica di intercettazione ambientale che ha riscontrato quanto era stato denunciato e oggi, a meno di un mese dall'ultima richiesta illecita, abbiamo l'esecuzione di una misura di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP di Agrigento. Quello che abbiamo inteso sottolineare è che diventa fattibile, è una cosa che si può fare, una denuncia mettendoci la faccia, mettendoci il nome e il cognome, perché poi i risultati, se i fatti sono quelli denunciati, sono quelli a cui assistiamo oggi. C'è una risposta pronta da parte delle forze dell'ordine, in questo caso dall'Arma dei Carabinieri, e tutto il supporto da parte della Procura della Repubblica, e quindi vorremmo che quello che arriva quasi ogni giorno nelle nostre tavole, cioè lettere anonime come queste che denunciano fatti indicando anche nomi, si trasformassero in denunce in cui gli imprenditori o i cittadini con nome e cognome raccontano quanto avviene. Questo soprattutto per permettere alla politica pulita o ai dipendenti pubblici onesti di questo territorio di far meglio il loro lavoro nell'interesse di tutti. Le lettere che arrivano come vengono prese in considerazione? Le lettere anonime? Le lettere anonime non hanno nessuna valenza per quello che riguarda le indagini penali, possono essere semplicemente uno stimolo, ma chiaramente tante ne arrivano, alle volte sono soltanto pretestuose, alle volte sono soltanto di persone che hanno litigato con altri e quindi raccontano e inventano dei fatti. Un altro aspetto è invece se un cittadino o un imprenditore ci mette la faccia per raccontare quello che succede. Noi siamo qui per dare una mano alle persone che hanno subito dei torti e per tentare, con la via giudiziaria, perché questo è il nostro strumento, di tutelare gli interessi pubblici e di consentire a questa provincia di migliorare la propria qualità della vita. La velocità delle indagini è connessa alla fiducia che conquistiamo quotidianamente sul territorio, perché i cittadini che vengono a denunciare, prima di tutto si instaura un rapporto fiduciario con i militari che raccolgono la denuncia e poi successivamente svolgono con professionalità tutta l'attività investigativa che c'è dietro, che seppur è stata molto veloce, perché parliamo di poco più di un mese di attività investigativa, ha portato dei risultati che sono evidenti ed importanti per un territorio dove, come diceva anche il dottor Vella,
spesso si ricorre all'esposto anonimo piuttosto che mettere la faccia in prima persona. La ditta di raccolta dei rifiuti ha avuto qualche minaccia attiva, qualche episodio magari criminoso? Allora, qui stiamo parlando di una situazione investigativa dove la ditta aveva vinto regolarmente l'appalto, dove stiamo parlando di una situazione che si è sviluppata successivamente e dove il soggetto interessato, chiaramente rivestendo la figura di pubblico ufficiale, aveva anche con velate minacce era riuscito a ottenere la promessa di stipula del contratto a favore dell'agenzia di vigilanza e quindi per la guardiania dei luoghi interessati dalla ditta di rifiuti, insomma.